pomeriggio interamente dedicato alla donna, tra cultura e opportunità di affrontare le tematiche attuali legate alla figura femminile. Nella sala Riario del Borgo di Ostia Antica si è svolto Universo Donna, l'evento fortemente voluto dall'associazione Amici Diversi. È un evento dove si parla della donna in tutte le sue sfaccettature, è un evento a cui io ho tenuto moltissimo perché si parla molto di femminicidio ma non si parla della donna. Noi siamo donne nella nostra quotidianità, con le nostre fragilità, con le nostre debolezze, con i ricatti morali e psicologici in cui viviamo durante la giornata, in famiglia, con gli amici, nel mondo del lavoro. Si parlerà delle donne dell'Ottocento, dei primi Novecento, della rivoluzione delle donne nel mondo del lavoro, delle loro conquiste, anche se oggi queste grandi conquiste non ci sono al 100%. Parliamo della donna oncologica, parliamo della donna che ha problemi legati al fumo. Le argomentazioni sono tantissime. Molte le realtà del territorio che hanno partecipato all'evento per rappresentare la donna in tutte le sue prerogative. Siamo in questa manifestazione oggi per parlare di donna attraverso tutte le sue situazioni, e noi oggi rappresentiamo le dame dell'Ottocento. Noi portiamo in scena dei balli del 1800 e oggi stasera faremo 3 balli, e noi siamo una scuola di ballerini che ci alleniamo una volta ogni 15 giorni qui a Ostia e siamo presso un centro di Piazza Ronca. Rappresentare il ruolo di donna dispensatrice di cura. La cura è proprio associata al genere femminile da sempre. Si pensi che l'80% dei caregiver in Italia sono rappresentati da donne. Quindi la donna multiruolo che ha la forza di mettere in atto un cambiamento. Quindi anziana, madre, minore, adolescente, bambina. Quindi entrare, il nostro lavoro è entrare nelle loro vite, nelle loro storie e assistere al cambiamento che riescono a mettere in atto.